Tre brevi interventi, il primo è affidato al capo centrale del quotidiano Avvenire, Avvenire è il quotidiano dei cattolici italiani, ha una lunga storia ed è un, un quotidiano che si pone in sinergia anche con la stampa settimanale, quindi non è, non è a caso che è presente tra noi. Il tema che gli è stato chiesto è quello scuola e stampa, l'informazione tra i ragazzi ed è legato anche ad un'esperienza effettiva che si fa qui con il giornale Nuovo Amico. Pronto? Siamo qua. Buongiorno a tutti, grazie per la vostra numerosa presenza. L'applauso preventivo <ride> mi emoziona, ma grazie a Sua Eminenza che ci ha dato alcune parole che mi sono appuntato con... È vero che noi diamo risalto a quello che dice, ma dice cose interessanti, quindi finisce, finisce sul giornale facilmente, perché la speranza la può dare solo chi la porta dentro, mi pare che sia una cosa che forse dovremmo segnarci bene. Perché è una di quelle parole che, che aiutano anche a vivere. Si diceva di questa amicizia tra noi, cioè tra avvenire il quotidiano nazionale dei cattolici, ma non soltanto dei cattolici, e il nuovo amico. E ci leggo un'amicizia con Roberto, con tutto le, lo staff diciamo, della redazione da tanto tempo, un'amicizia personale proprio. Mh, la prossimità si decide appunto sull'amicizia, sul condividere una strada. Si parlava delle buone notizie, della scelta di dare. Anche uno sguardo sul mondo, come citava il Cardinale Bassetti, citando a sua volta il Papa, che sia diverso, originale, particolare, prossimo all'uomo e alle persone, alla loro vita, alla nostra vita. Questa è la scelta editoriale, da sempre, di Avvenire. Avvenire fu, fu, è stato fondato da un Papa, Paolo VI, che ha lasciato esattamente questa consegna: essere prossimi all'uomo, che era anche la consegna del Concilio. Trovarsi a fare la stessa strada con i settimanali diocesani non è soltanto una questione di essere tutti parte della Chiesa, ma è un condividere questo sguardo, sempre. Ritrovarsi con Roberto, con, tut, con Don Adriano, con tutte le persone che fanno questo lavoro sul territorio a condividere questo sguardo, appassionati di essere prossimi alla vita della gente. Perché lo vogliamo sentire noi, innanzitutto, non sentirci parte di un'elite come giornalisti che guardano il mondo dall'alto in basso. Cercare sempre, quotidianamente, nelle scelte che facciamo, di avere questo sguardo che porti speranza. Allora, quando si sente parlare di buone notizie, a volte si tende un po' a pensare alla piedanteria, magari, insomma, incoraggiarci, essere un po' moralisti, ma non è così, non è così. Voi guardate anche soltanto un piccolo esempio che ha fatto recentemente il principale quotidiano nazionale, il Corriere della Sera, che ha introdotto un inserto sulle buone notizie, no? Noi abbiamo detto in redazione, benvenuti, con tutto il rispetto, naturalmente la considerazione per il loro volo: benvenuti su questo percorso che noi facciamo da sempre. Peraltro, certo anche fatte molto bene, certamente tecnicamente, la responsabile dell'inserto del Corriere della Sera sulle buone notizie, guarda caso, è un ex giornalista di avvenire che si è formata da noi e cresciuta a tal punto, appunto, che a un certo punto, anni fa, poi passò al Corriere, a sua volta allieva di un grande caporedattore di avvenire De Fabiani, Gigi De Fabiani, che aveva un sogno a fare un giornale di sole buone notizie. Vedete poi come gli insegnamenti a volte no, passano di generazione in generazione e alla fine poi producono anche un prodotto editoriale significativo sicuramente. Però è la strada che noi sul territorio, noi diciamo, stampa cattolica, così dite in modo un po' generale, cerchiamo sempre di fare, cioè essere prossimi alle attese, alle speranze, alle domande della gente. Perché le domande che ci facciamo noi sono domande di tutti. Se noi non le portiamo in pagina, non le portiamo dentro i nostri giornali, facciamo un, un mestiere che non serve. Ed è un po' questo che mi veniva da pensare, pensando che poi, come mi era stato annunciato, sarebbe stata una platea in gran parte composta da giovani, che è anche un po' il tema che mi è stato affidato e che cerco un po' di sviluppare rapidamente. Vengono spesso scolareschi a trovarci in redazione, dall'elementare fino al liceo. Io stesso ho tre figlie, la più grande delle quali ha 17 anni, fa il liceo, quindi mi riporta, lavoro al giornalino della scuola, insomma, un po' queste questioni le mastico. In, quando vengono in redazione questi ragazzi vengono a vedere come lavoriamo, come si fa un giornale, la sensazione è che vengano un po' a vedere come, non so, se andate da McDonald's un giorno vi portano in cucina per vedere come fanno gli hamburger, poi magari dopo non tornate più, può anche essere, però magari invece scoprite come si fa e volete fare anche voi no? un ristorante, può anche essere. Infatti uno o due ogni volta se ne vanno dicendo voglio fare il giornalista, benissimo. E gli faccio tutti gli auguri perché è un mestiere appassionante. Ma la sensazione quando parlo con loro è che dice ma... Eh, mi piacerebbe anche sapere, per esempio, quanti di voi in una settimana leggono un quotidiano adesso. Non so se qualcuno vuole alzare la mano per caso, se si trova a sfogliare un giornale. Ormai il modo di informarsi è, sembra completamente cambiato. No? Vi, vi informate e si informano anche le persone, questo ce lo dicono i dati, fino ai 30 anni l'informazione è prevalentemente attraverso altri strumenti che non sono appunto la carta stampata. E allora quando io parlo a questi ragazzi mi sembra di essere un po' come, so che di voi ha visto Mary Poppins, lo, lo spazzacamino di Mary Poppins, no? diceva, vabbè, più o meno ancora adesso si scaldano le nostre case, il riscaldamento c'è, ma non ci sono più gli spazzacamini che bisogna, cioè c'è una simpatica figura del passato, quasi un po' un museo, c'era Jeff Bezos, il, il proprietario del Washington Post, nonché di Amazon, ha detto, beh, insomma sì, i giornali certo saranno una cosa bella, simpatica, come se si fosse... Un cavallo di razza che noi andiamo a vedere, a carezzare, ma non è che noi abbiamo tutti un cavallo. no? Però è bello averlo, è bello vederlo sicuramente. E sembra quasi un'ostinazione da parte nostra, ma continuare a fare giornali di carta, a che serve? Quando ormai tutta l'informazione viaggia in modo immateriale sul web e viaggia oltretutto, perché anche noi abbiamo un sito internet, un nuovo amico ha un sito internet, tutti hanno il loro sito internet, ma non basta neanche quello. Bisogna andare a intercettare il lettore sui social network, cercare appunto di, di, di trovarlo là dove è. Ce l'ha de, detto anche il rapporto Censis-UXI, che è stato pubblicato pochi giorni fa, appunto UXI è l'unione della stampa cattolica, che dice che gli italiani che leggono un quotidiano oggi sono il 40%, cioè tanti, quasi la metà. Bisogna considerare che dieci anni fa, dieci anni fa nel 2007, erano il 26% in più cioè in dieci anni i quotidiani hanno perso il 26% dei lettori, che significa che la gente, appunto, legge in un altro modo, altre cose. Nello stesso periodo di tempo, le persone che usano lo smartphone per tutto. Noi per cosa lo usiamo? Solo per informarci? Evidentemente no, lo usiamo per tutto, ormai è diventato uno strumento fondamentale, quasi come sentiamo il bisogno di toccarlo, di, di vedere le notifiche, siamo dipendenti dallo smartphone. Ce l'ho in tasca qua, se esco senza smartphone mi sembra di uscire senza qualcosa. No? Nello stesso periodo di tempo, la stessa percentuale, cioè circa il 28% degli italiani, ha cominciato a, a documentarsi via smartphone, quindi abbandonano i giornali e si spostano sui telefonini. Ora non è un processo così automatico, però colpisce questa eguaglianza numerica, 26% in meno dei quotidiani, 28% in più sugli smartphone. È una, quella che hanno chiamato disintermediazione digitale, che è un fenomeno tipico del nostro tempo e non riguarda solo l'informazione, riguarda i partiti politici, riguarda le istituzioni, riguarda tutto ciò che in qualche modo dovrebbe rappresentarci, no? da cui dovremmo sentirci rappresentati. Lo scavalchiamo. Andiamo dritti alla fonte, quali sono le fonti? Non si sa. Sull'informazione tutti sono fonte, anche voi siete fonte di informazione molto spesso, anche per noi, su, sui social network. No? Continuate ad andare a postare, a mettere in giro informazioni, bisogna magari chiedersi appunto, dove vanno a finire anche queste informazioni. No? È un fenomeno appunto, che tende a. Um, Spostare completamente l'attenzione del lettore su qualcos'altro. Ecco, come ci informiamo? Questa è una domanda che io mi faccio per non finire come lo spazzacamino di Mary Poppins. Cioè il problema è che con la, eh, la, la disintermediazione, come è stata definita, con l'informazione che viaggia sulli, sul, sui telefonini, sui social network, la realtà è come è stato accennato poco fa, è come se si frantumasse. Eh, non abbiamo più una, un racconto coerente della realtà. L'informazione fatica a restituire, noi giornalisti stessi fatichiamo ad avere un colpo d'occhio e a restituirlo, un colpo d'occhio convincente, completo della realtà. È come se fosse andata in mille pezzi. Questo è un problema. È un problema perché ad essere andati in mille pezzi non è la realtà, attenzione, è andato in mille pezzi il racconto della realtà, l'offerta mediatica della realtà perché si è dispersi in tutti i modi. Faccio soltanto un esempio, anche soltanto una questione di attenzione. No? Si, è, si è detto che la nostra è un'era dell'attenzione dell parziale, perché siamo sempre distratti da qualcosa, siamo sempre svagati. No? Quando guardiamo, diciamo, do un'occhiata alle notizie sullo smartphone, no? vediamo un po' quali sono le ultime notizie, lo faccio io. Poi uno apre il telefono e trova otto notifiche su WhatsApp, sei su Facebook, quattro su Twitter, e io neanche più mi ricordo perché ho acceso il telefono. Ah, L'informazione mi sono andata a informare, su, ah, magari alla fine sì, però alla fine di una sessione di smartphone, un quarto d'ora, venti minuti, dieci minuti, un minuto, mezz'ora, che cosa ho imparato? Le notizie del, del gruppo dei genitori della scuola piuttosto che le notizie del gruppo dei miei colleghi, piuttosto che invece su Twitter quel, quella, quel commento al tweet che ho fatto ieri su tutto un altro argomento, piuttosto che su Facebook. Non ricordo nemmeno la curiosità che mi ha, la domanda dalla quale sono partito, che era una domanda sincera: cosa sta succedendo oggi nel mondo? Quali novità ci sono sulla politica estera? Cosa sta succedendo in Catalogna? Cosa sta succedendo nella politica italiana? Una domanda ce l'avevo, ma non la ricordo più. Mi sono distratto. Sono le tecnologie della distrazione. Rischiamo di essere tutti perennemente distratti da qualcos'altro. Ma guardate, che non è una cosa che riguarda soltanto, non sto facendo una predica ai ragazzi, riguarda me. Perché noi adulti per primi siamo distratti, siamo noi per primi dipendenti da questi strumenti, noi per primi che ci abbeveriamo a fonti di informazione totalmente frammentate e che facciamo fatica a ricostruire e a offrire una narrazione sensata della realtà, perché l'abbiamo persa di vista tra notifiche, tweet, e, e whatsapp e tutto il resto. Oltretutto a tecnologie governate da un governo opaco, perché anche qui uno dice vabbè sono libero, no? poi dopo uno va a vedere e si deve ricordare. Che eh, uh, Facebook possiede Whatsapp e Instagram, Instagram strumento che so, voi utilizzate con molta disinvoltura, e dall'altra parte c'è Google che possiede YouTube. Facebook, Google, Zuckerberg, Brin e Page sono tre uomini sostanzialmente che possiedono tutto questo meccanismo della distrazione. Siamo liberi? Loro cosa vogliono da noi? Vogliono renderci più liberi? A modo loro sì, perché hanno capito che cosa ci piace ma non so se hanno capito cosa ci serve. Loro non so se vogliono tenerci informati, certamente vogliono tenersi informati su di noi, su quello che facciamo, su chi siamo, sui nostri gusti, sulle nostre preferenze e se noi vogliamo una certa cosa, state sicuri che ce la danno, perché dobbiamo consumare. Quindi Facebook, Google. Alla fine finiamo tutti dentro questa specie di imbuto. Dobbiamo esserne consapevoli, senza essere apocalittici, non è che smetto di usare WhatsApp o, o Twitter, che mi piace molto, che poi fa una partita a parte, perché il meccanismo è questo. Dobbiamo essere consapevoli che la realtà, però, così, se non riusciamo a mettere anche un contrappeso, va in mille pezzi. O meglio, la nostra percezione della realtà, perché alla fine quello che succede è che giorno dopo giorno, anno dopo anno, eh, generazione dopo generazione, è come se fosse la, la percezione stessa della realtà che cambia. È il nostro cervello, c'erano anche degli studi interessantissimi di neuroscienze sugli effetti che ha questa continua distrazione, questo non sapersi concentrare, questo non sapersi seguire un percorso coerente da una domanda a una risposta. Sapete che quando... Questa è una domanda che faccio a me stesso. Se io non so esigere che a una domanda mia venga data una risposta, alla fine non farò neppure più delle domande. Tanto nessuno mi risponde e tanto anch'io non so darmi una risposta. Ammazzare le domande dentro di noi significa ammazzare una parte fondamentale della nostra umanità, non vivere più di domande. Si cresce perché si vive di domande alle quali l'informazione deve dare delle risposte e la risposta non è l'intrattenimento. Non è ti faccio divertire, no? vedete sui siti, è una cosa che ormai è endemica, no? il video virale, guarda il gattino in che guaio si è messo, guarda questa macchina che cosa ha fatto, guarda l'incidente e uno clicca perché vuole guardare, dice guarda, ma ha detto di guardare, io guardo. Attenzione, perché questo è come un esercizio di padronanza di sé. No, non guardo, perché sono una persona libera. Io seguo il percorso dalla mia domanda finché qualcuno non ha risposto a questa domanda, finché non trovo qualcuno che risponde a questa domanda. E questo qualcuno deve essere l'informazione. Dobbiamo essere noi, che dobbiamo essere capaci, diceva il cardinale Bassetti, di dare speranza, perché questa speranza la portiamo dentro di noi ed è una speranza che nasce dalla prossimità. Sentirsi vicini alle domande delle persone, perché le condividiamo. Non perché montiamo in cattedra e pensiamo di sapere le risposte, le cerchiamo insieme a chi le sta cercando, teniamo vive queste domande, questo è fondamentale. A volte si è portati a credere che di fronte a questo, questo sfrangiamento, questa frantumazione della realtà in mille rivoli, la realtà sembri troppo complessa, troppo, lasciamo perdere, troppo complessa, sono discorsi troppo complicati per me, non mi riguarda. Guardate che questo può essere esattamente l'obiettivo che molti, per interessi più diversi, vogliono ottenere. Lascia perdere, non te, ti preoccupare, tu continua a fare la vita rasoterra, consumatore, eh, esecutore di ordini semplici, guarda, compra, vedi, ascolta. No? Tu non ti preoccupare, non farti più domande, tu fai semplicemente quello che serve a noi per mandare avanti il sistema. Perché alle cose grandi, alle cose complesse, ci pensiamo noi. Questo è esattamente quello che detto o non detto, non sono, mai, non sono per la, il grande complotto mondiale, eh, per, per carità, però semplificando, è un po' quello che vogliono farci credere. Ed è un po' questa logica che la stampa diciamo, del territorio e una stampa come quella nostra cerca di ribellarsi, ma non per, così, per fare le barricate, per essere fedeli a quella storia che diceva l'On. Preziosi, che è una storia. Mi colpiva il fatto che un secolo fa, ma anche meno di un secolo fa, se c'erano grandi domande, grandi questioni, grandi dibattiti, si fondava un giornale. Caspita, c'è bisogno di uno strumento, di un luogo dove dibattere le idee, perché le idee ci riguardano, perché sono il nostro futuro, che società vogliamo costruire, qual è il modello della società. Faccio soltanto un esempio. È una società dove prevale la domanda di vita. Di far vivere le persone, di accompagnare la vita delle persone, o la domanda di morte? Creiamo degli strumenti legislativi perché ognuno sia libero di morire come gli pare. Guardate che impressionante questo! Eh? Se, come è successo questa settimana, quattro senatori a vita firmano una domanda, una, una lettera al Parlamento in cui chiedono che sia, gli, i cittadini vengano lasciati liberi di morire come vogliono. Ma c'è una domanda di vita, non di morte, che va alla quale va risposto: possibile che non lo vedano. Possibile che non vedano che c'è questa domanda fondamentale, profonda nel cuore della gente di vivere, vivere nel modo più dignitoso, migliore possibile, seguendo il percorso delle proprie domande, delle proprie speranze, non di morire, si muore soltanto come è successo anche recentemente per disperazione, per solitudine, per abbandono, ma no, questa non è la società che vogliamo costruire, la società dell'abbandono, vogliamo costruire la società della prossimità. Allora, Cosa, grande questione, grandi dibattiti, grandi idee. Cosa facciamo? Fondiamo un giornale, no? Avrebbero detto i nostri padri un secolo fa. Oppure, come fa Roberto con la sua squadra, rifondiamo un giornale, lo rilanciamo, visto che c'è già ed è un giornale bello che ci è stato consegnato così ricco come era. Lo rilanciamo. Per questo bisogna guardare con simpatia, con interesse, con, 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 sentendocene coinvolti da queste operazioni. Perché dentro c'è esattamente questa idea. In che società vogliamo vivere? dove si è liberi di costruire, liberi di educare, liberi di vivere oppure liberi solo di consumare, di essere asserviti a logiche che non ci appartengono. Vado a concludere perché mi premeva anche dire un'ultima cosa che riguarda proprio la responsabilità che, che hanno i, i mezzi di comunicazione, che abbiamo noi che ci lavoriamo. È una responsabilità educativa. Molto spesso quando si fanno i dibattiti interni alla professione... Eh, ci sentono anche persone competenti della materia che dicono che i giornali o i mass media devono informare, non si devono preoccupare di formare, perché formare è un'attività pedagogica, eh, un'attività che richiede identific di identificarsi in un certo modello, una certa impostazione. Quindi i media, non dovendo di principio identificarsi in una certa impostazione, devono soltanto informare. È un discorso che uno dice non fa una piega, no? Assolutamente. Ma quando io faccio una scelta delle notizie, io formo i miei, non soltanto li informo, perché ho scelto di mettere certe notizie e non altre, un certo racconto della realtà e non un altro, un certo sguardo sulla realtà, certe domande e non altre, accendere alcune domande e spegnerne delle altre. Ho fatto delle scelte per conto dei miei lettori, che mi danno o non mi danno fiducia in base a, questa, a queste scelte che ho fatto. Imposto il mio giornale sperando di incontrare lo stesso sguardo che anima la mia passione per la realtà. Sperando. Poi a volte si riesce, a volte no, pare di no, perché si perdono 26% di italiani a leggere i giornali, però come vedete il fenomeno è molto complesso. Ecco, L'educazione alla conoscenza, a un certo modo di guardare la realtà e di conoscerla è una responsabilità che dobbiamo sentire noi che facciamo comunicazione, ma anche chi, ormai tutti comunicano no? attraverso gli strumenti che, che, che manipolate molto meglio di noi, tutti dobbiamo sentirla. Cioè, il fatto di cercare di, di trovare un, un modo per restituire alla realtà il suo senso complessivo. Nessuno di noi vorrebbe vedersi raccontato, rappresentato da un solo frammento o un solo episodio, o un solo sguardo, una sola foto, una sola immagine, una sola frase, un frammento. Vuole essere guardato nella sua interezza, la realtà va guardata nella sua interezza. Dobbiamo essere abituati e dobbiamo abituare anche i nostri lettori che ci segue a guardare la realtà nella sua interezza, nella sua complessità, senza paura, senza paura, perché gli strumenti per capirla ce l'abbiamo. Tenere vive le domande. È quello che la Chiesa in questo periodo sta provando a proporre a voi giovani, perché lo sappiate, non so se lo sapete o lo sapete, comunque l'anno prossimo di questi giorni ci sarà il Sinodo sui giovani, che non, riguarda, che non è soltanto una questione accademica, perché il Papa ha voluto che ci fosse un coinvolgimento attivo da parte dei giovani, da parte vostra, per partecipare, per mandare questioni, per farsi conoscere. C'è anche un questionario online sul sito del Sinodo dei Giovani. E è aperto alla compilazione di tutti, col quale si cerca di conoscere meglio il pianeta giovanile. Il Sinodo, che tema ha? Lascio perdere la definizione ufficiale perché potrebbe suonare un po' lontana. Sostanzialmente, le scelte di vita. Si parla di vocazione, no? Ma la vocazione non è soltanto quella dei preti, delle suore e dei frati. La, la vocazione è proprio la nostra scelta. Per cosa siamo fatti noi? La nostra scelta. Che cosa scegliamo di fare sulla base di come siamo fatti, di come ci conosciamo? Ecco, vedete che. Se siamo abituati a conoscere la realtà per frammenti, anche noi stessi ci conosceremo soltanto per sintomi, per impressioni, per qualche frammento, per qualche sospetto, per qualche idea. Questo lo si vede per esempio nelle scelte che i ragazzi fanno, e so che voi appunto avete anche questa sfida davanti della facoltà universitaria. A volte si va un po' a caso, no? mi, mi sembra che mi piaccia questa cosa. Vuol dire che io non mi conosco, la prima realtà che devo conoscere è me stesso. La Chiesa ci propone questo percorso proprio in questo anno, voi giovani cioè incontrarsi lungo il percorso di conoscenza di se stessi. Per cosa sono fatto, quali sono le scelte per la mia vita, cosa chiedo alla Chiesa e, anche e soprattutto a me, al mio futuro. Vi ringrazio. L'informazione tra i ragazzi, che era il primo di questi tre brevissimi interventi, il secondo è affidato. A Don Adriano Bianchi, che è il direttore del settimanale diocesano di Brescia, ma è anche il presidente della FISCI. La FISCI è la Federazione Italiana Settimanali Cattolici. È una federazione che riunisce le testate presenti nelle varie diocesi e alla quale si deve dagli anni 70 in poi un cammino importante per renderle più professionali, anche come strumenti tecnici redazionali. Veramente un cammino che ha aiutato molto la crescita anche della stampa locale. Allora, Don Adriano, a te la parola. Bene, grazie a tutti, sono contento di essere qui. Questo incontro, questa possibilità che ci è data dal nuovo amico eh, di incontrarci per un passaggio così importante e anche ringrazio in particolare il Cardinale Bassetti per le parole che ha detto anche nel merito del cammino dei settimanali, perché è una parola autorevole la parola del Presidente della CEI. Lo ringrazio perché non solo per quello che ci ha detto oggi, ma perché. Nel cammino quotidiano che viviamo, in modo particolare eh, con eh, l'Ufficio Nazionale delle Comunicazioni Sociali, con la Segreteria Generale, ci sentiamo accompagnati. Non sono parole di circostanza, sono parole che noi sentiamo vicine nel cammino, davvero eh, di questa sfida che stiamo vivendo anche nella trasformazione dei nostri settimanali e in quello che noi viviamo. Quindi, ecco, io vorrei dire alcune cose anche un po' concrete riguardo proprio ai settimanali diocesani, perché poi oggi noi stiamo facendo festa a un settimanale diocesano, che ha tra l'altro anche questo eh, modello particolare di essere il giornale di tre diocesi, e questo aiuta proprio anche noi a ripensarci, a capire qual è il futuro della, dei nostri strumenti. La prima cosa è questa, molte cose sono state dette ragazzi anche a voi rispetto proprio al senso del, dell'avvicinarci al mondo della comunicazione, a comprenderlo. Io vorrei aggiungere solo una cosa riguardo a, riguardo a questo. Avete capito che in fondo noi siamo abbastanza affezionati e teniamo molto a, eh, al senso delle parole. Eh, C'è quell'episodio bello di eh, così, quella storia che riguarda Confucio che eh, un giorno doveva assumere un incarico di governo e un suo discepolo gli domanda, ma maestro che cosa farai tu quando sarai, eh, avrai questo incarico di governo? E lui risponde eh, in questo modo, dice io darò la prima cosa urgente è quella di, non, di ridare ai nomi il loro senso, perché il saggio è prudente in ciò che non sa. Se i nomi non sono corretti, le parole non corrispondono alla realtà. E se le parole non corrispondono alla realtà, gli affari, le azioni non giungono a compimento e se gli affari e le azioni non giungono a compimento, non fioriscono i riti e la musica e se non fioriscono i riti e la musica, i castighi e le pene non sono giustamente erogati e se i castighi e le pene non sono giustamente erogati, il popolo non sa come muovere le mani e i piedi. Perciò quando il saggio nomina qualcosa, deve Porsi deve potersi dire così. Quanto dice deve potersi eseguire nell'uso delle parole, il saggio non è mai improprio. Cioè, noi, diceva anche Francesco, adesso siamo in qualche maniera distratti da un mondo di parole. E allora anche il compito che abbiamo nella comunicazione è quella di ridare il senso alle parole. Perché se ridiamo il senso alle parole, ci aiutiamo a passare dal mondo dell'immediato, cioè quello che tocchiamo, quello che vediamo, quello che è appunto immediato, al mondo dei significati. Se riusciamo a passare dal mondo dell'immediato al mondo dei significati, se sappiamo dire le parole giuste e dare il giusto senso alle parole, allora possiamo anche fare le scelte della vita, possiamo anche cogliere il significato della nostra esistenza, possiamo anche comprendere il senso del nostro vivere insieme nella comunità. Ecco, questa secondo me è una sfida che ci riguarda tutti e che riguarda tutto il mondo della comunicazione, compreso quello dei settimanali, compreso direi quello anche della comunicazione diocesana, perché anche la comunicazione diocesana è un po' di più adesso dei settimanali, è molto più complessa. Perché abbiamo anche le radio, abbiamo anche come comunicazione diocesana i siti internet, abbiamo una presenza sui social, abbiamo in qualche diocesi anche realtà di tipo televisivo. Cioè non ci spaventa in qualche maniera la trasformazione, ma non dobbiamo perdere il senso della nostra missione. Allora, due cose che mi paiono importanti che Scusate un po', mi ripeto, per alcune l'ho anche scritte, le trovate anche sul nuovo amico perché mi parliono importanti per il cammino delle chiese rispetto al ruolo dei nostri settimanali diocesani, i nostri settimanali di informazione. Perché una chiesa locale non può fare a meno di un settimanale o di una comunicazione diocesana che fa un'informazione del territorio tipo puntuale? Perché ha a cuore la comunità. Voci della comunità e del territorio, questo è il senso della nostra presenza. Quindi a noi interessa che la comunità possa vivere in modo particolare il suo essere comunione, luogo di comunione e luogo di annuncio del Vangelo. Il Cardinal Bassetti ci ha ridetto quanto ci sta a cuore l'annuncio della parola, il racconto della fede nella vita. Allora, il tema della comunione e dell'evangelizzazione sono esattamente i due temi per cui esiste una comunicazione nella, nella, nella diocesi e perché questa anche in maniera diversificata nel settimanale diocesano, nella radio, in quello che noi abbiamo e possiamo mettere a frutto anche in maniera sinergica: e qui stanno tutte le sfide del futuro. Possiamo eh, rendere, mettere a frutto. Allora, perché? Che cosa può fare un settimanale diocesano per servire la comunione? Può far crescere la conoscenza e il coinvolgimento reciproco. È importante questo sapere, sapere in una comunità quello che succede. Una comunità, piccola o grande che sia, ha bisogno di conoscenza. È bello che io sappia che in una parrocchia della diocesi lontana magari dal centro accade questo piuttosto che quest'altro. Se a eh, Fano eh, vengo a sapere che a Fossombrone fanno questa cosa, non è che necessariamente debba partecipare, ma il fatto che io conosca quello che succede a Fossombrone, quello che accade sulla costa rispetto a quello che accade in collina, mi fa sentire coinvolto. Come faccio a sentirmi in comunione dentro una comunità se non vengo a sapere quello che succede? Ci sono delle esperienze che vanno condivise, allora la comunione non è più una parola astratta, diventa una parola concreta, perché è come dire che io voglio restare nell'amicizia con, con delle persone e non so mai niente di quello che fanno. Posso essere tuo amico nella misura in cui condividiamo delle esperienze comuni. Perché facciamo delle cose insieme, ma perché anche io vengo a sapere se tu sei a Londra a fare l'Erasmus, ma io non so più niente di te, la nostra amicizia perde di qualità, non siamo più in comunione. Questo accade anche in una comunità come può essere quella di una diocesi. Chi fa il servizio della comunione? Il servizio della comunione lo realizza in maniera concreta, non unica, il fatto che ci sia qualcuno che cerca di mettere in rete le esperienze che si vivono. Se quello che accade in collina, io non lo conosco e abito sulla costa, resto deficitario rispetto alla comunione. Non cresce la comunità se non c'è la condivisione delle esperienze. La seconda cosa che aiuta a fare comunione è che nella nostra comunicazione diocesana tenta di fare, che i nostri settimanali cercano di fare, che il nuovo amico cerca di fare, tra l'altro appunto con uno sguardo ancora più ampio, è quello di condividere alcuni giudizi sulla realtà. Noi siamo in un deterritorio, questa è la particolarità, perché qui noi non prendiamo dei giudizi eh, eh, chiaramente su altro tipo di informazione che può essere nazionale. Succede una cosa a Pesaro, anche di tipo sociale, di tipo politico, di tipo... Ma chi dice e chi condivide il pu un punto di vista che può essere un criterio, un giudizio, che è quello di quella comunità che si ispira al Vangelo? Eh, serve uno strumento, servono degli strumenti che mettono in collegamento e che fanno maturare insieme delle idee. È interessante che la storia del nuovo amico parta da un settimanale, da un giornale insomma, che si chiamava L'Idea, ma perché se non c'è una circolazione delle idee non si costruiscono neanche dei giudizi comuni. Avvenire ci aiuta a farlo nel Paese, cioè il, il fatto che esista un giornale e una comunicazione nazionale anche attraverso TV2000 e gli altri strumenti, che ci aiuta ad avere un punto di vista e uno sguardo cristiano gli occhiali che dice il Papa nel messaggio dello scorso anno delle comunicazioni sociali, guardare la realtà con gli occhiali della speranza, che ci aiuta a guardare la realtà con gli occhiali della speranza, avviene attraverso degli strumenti nazionali. Ma a livello locale, se noi non ci siamo, quella comunità perde la possibilità di avere uno sguardo. È solo grazie allo sguardo che il nuovo amico ci dà su questa provincia, su questa metropolia, su queste diocesi che noi possiamo avere questo sguardo. Allora la maturazione delle esperienze da un lato, la maturazione dei giudizi, dei criteri comuni per guardare la realtà non solo di tipo ecclesiale ma anche di tipo sociale, ci aiuta a crescere nella comunione. Allora ci fa sentire più comunità. Ecco la voce della comunità. Ecco il giornale della, della chiesa e della gente che diventa voce anche di chi non ha voce. Un giornale laico, mi va, se vuoi mi sta anche bene che il Corriere della Sera faccia l'inserto delle buone notizie. Ripeto, si sono sentiti stimolati da qualcosa di... Però, è interessante che, ad esempio, il percorso che citava anche il cardinale: prima sul tema della comunità del carcere, che si racconta e che in qualche maniera diventa interloquisce con la grande comunità dentro cui è inserita, avvenga in maniera persistente, costante. È interessante che nei nostri giornali qualche progetto rispetto al tema dei giovani della scuola accada e possa essere riportato. In questa comunità queste sono voci vive. E in questa comunità c'è uno spazio per poterle dire. Se viene a mancare questo spazio, viene a mancare qualcosa della comunione della comunità. L'altra cosa che, che ci interessa è appunto il tema dell'annuncio del Vangelo, del racconto, dell'evangelizzazione. Come? Perché facciamo catechismo nei nostri giornali? Ma no, catechismo si fa nelle aule di catechismo, si fa da qualche altra parte sul giornale, almeno nella storia che noi abbiamo, che è la storia dei settimanali cattolici italiani nati proprio col movimento eh, sociale alla fine dell'Ottocento, moltissimi hanno anche ormai superato il centenario della loro vita, non eh, nascono come giornali di appunto catechesi, non sono, non sono questo. Sono uno sguardo appunto sul territorio, sono un sguardo sulla realtà, sono uno sguardo cristiano che guarda appunto alla realtà e lo fanno in modo particolare secondo me oggi nel essere strumenti di evangelizzazione accendendo le luci sulle cose che altri non vedono o non vogliono vedere o non vogliono farci vedere. L'abbiamo già detto, ma l'abbiamo sentito, ma questo lo possiamo fare anche a livello locale, sottolineo questa cosa. Perché per quanti strumenti eh, noi possiamo avere, ripeto, essere presenti nelle, nella comunità e nelle piccole comunità è importante. Magari voi avete il giornalino della scuola, avete il giornalino della scuola non solo per raccontare, scusate, so, gli insegnanti non ascoltano, non solo per raccontare quello che l'istituzione scolastica fa, ma magari qualche volta anche sul giornalino della scuola c'è qualcuno che accende la luce su qualche fatto che non so, merita l'attenzione e che altri comunque non racconterebbero o che va messo in evidenza. Allora il Vangelo ci aiuta a, a puntare la pila, la luce in una stanza laddove altri non la puntano. L'abbiamo sentito, la stampa, la comunicazione a volte ci vuole far vedere quello che vuole. Ci sono altri punti di vista. Ci sono altre cose da illuminare e questo è annunciare il Vangelo, se no, eh, se no eh, il Papa che dice sempre più o meno le stesse cose continua ad accendere la luce su delle cose che gli altri non accendono, se noi guardiamo solo i giornali a volte appunto, abbiamo una descrizione della realtà che poi magari nella concretezza della vita non è così. Allora qualcuno questo lo deve fare, ripeto, anche a livello locale se si spegne questa luce a livello se si accende la luce a livello locale su questo, noi facciamo un servizio all'evangelizzazione, facciamo un servizio all'annuncio del Vangelo facciamo in modo che ci possa essere una attenzione su qualcosa che invece altri vogliono appunto distrarre questo è il compito della comunicazione diocesana e se volete anche il compito dei nostri settimanali è il compito dei nostri settimanali che continuano a farlo ripeto anche con lo strumento della carta io, non, io uso, anch'io uso l'iPad, l'iPhone, eccetera, eccetera, eh, oi, non so, mai usi Instagram, usi mh, Facebook, eccetera, eccetera, però mi accorgo che sulla comunicazione, soprattutto più il micro locale, quando qualcosa viene scritto e viene messo su una pagina e questo diventa visibile, ma acquista molto più valore. Lo dico in negativo, a Brescia in questo periodo, eh, la settimana a vedere un gruppo di parroci della Val Camonica che sono un po' agitati perché è arrivato qualche giornale che fa proprio la microinformazione locale, ma proprio tutto il gossip parrocchiale. Allora, se spostano tre preti in, in, in una zona, hai subito l'articolone preti in crisi di nervi, ma li ha spostati, vabbè, può capitare che qualcuno, qualche vescovo sposti i preti ogni tanto. Non è che necessariamente tutti sono in crisi di nervi perché sono stati spostati da una parrocchia all'altra. Questo per dire che il fatto che arrivi un giornale che pubblica, cioè mette sulla dignità della carta, a volte anche il. Questi qui vanno a volte, mi vanno nelle chiese, ascoltano gli avvisi del parroco e poi ci fanno una bella paginata. Questo dà dignità a volte di notizia alla vita mh, semplice della gente, a volte appunto questo qui qual è il problema, che danno dignità di notizia al pettegolezio più... Beh. Cioè prima quello che le donne raccontano al mercato adesso diventa un articolone, scandalo al mercato, la frutta costa di meno del, non so, della marmellata, cioè, ma ci fanno i titoli grandi come una casa. Allora, perché lo dico questo? Perché in negativo in negativo, noi percepiamo che quelle comunità si spaccano, perché continuamente sono sollecitate a dire ma no, ma non è vero, ma quello che poi noi diciamo a livello nazionale che succede dice ma sì, ma queste qui sono tutte cose che dicono per eh, distrarci, per creare lo scandalo, il gossip, eccetera. Guardate, a volte esiste una stampa anche del territorio negativa che va esattamente a questo noi ci accorgiamo di come le comunità si spaccano su queste cose qui e allora è per quello che noi dobbiamo esserci, e esserci anche con i giornali di carta questa roba qui la possono fare solo i giornali del territorio, cioè quelli piccoli quelli che raccontano esatto, cercano di portare questo servizio alla comunione e all'evangelizzazione ridando senso proprio alle parole superando la come si dice, il racconto dell'immediato per aiutare le persone anche ad andare nel mondo dei significati. Allora, con ecco l'augurio che io faccio è indubbiamente al nuovo amico di fare una lunga strada, molta strada l'hanno fa, fatta sotto la guida sapiente di Dora Raffaele, che ha anche questa davvero intuizione forte, e su questo anche qui e concludo, tiro una riga per sottolineare il percorso delle tre diocesi insieme. Guardate, è un percorso, fa, sarà anche complicato, probabilmente credo che anche voi, io non conosco bene tutto, però so, immagino che eh, non sia sempre così semplice camminare insieme anche tra più diocesi. Abbiamo anche qualche altra esperienza, anche nell'Umbria c'è eh, una collaborazione di più diocesi sul settimanale, c'è in Toscana addirittura di tipo regionale. E oggi è un po' esigita questa cosa anche per la crisi dell'editoria, per quello che viviamo. Io sto girando un po' per l'Italia perché in questo momento, anche con la nuova legge dell'editoria, c'è qualche possibilità. E il modello, ad esempio, vostro è un modello, secondo me, virtuoso, perché, perché permette probabilmente di eh, dare, ottimizzare anche delle risorse, dare più qualità. Al prodotto che si fa, più professionalità. Noi dobbiamo anche diventare professionali, non possiamo restare, delle, come si dice, fare delle cose così eh, un po' a, in maniera pressapochista. E noi crediamo che anche chi fa i giornali settimanali debba fare un percorso e debba continuamente formarsi per fare le cose il meglio possibile. E dal punto di vista etico se volete, professionale, deontologico e dal punto di vista anche però del saper gestire bene il giornale. Il giornale, adesso, dopo Roberto ci racconta anche un po' la trasformazione del nuovo amico, ma il fatto di spero che vi piaccia perché eh, poi dopo, siccome eh, l l l sono venuti a Brescia a vedere la grafica, gli è piaciuta e quindi l'abbiamo condivisa un po' in questo percorso, insomma avere in mano un giornale anche bello da leggere, non è secondario. Non è secondario. Allora questo percorso dicevo comune spero che accada anche in molte altre chiese italiane. Anche a tante diocesi italiane, perché questo potrà forse dare la possibilità a tanti di superare e di fare in modo che eh, come dire anche la sfida della crisi dell'informazione, della crisi delle risorse, eccetera. Eh, se uno vuole restare nella sua, come dire, nel suo campanile e magari difendere la sua autonomia, magari non riuscirà neanche a superare questo momento, nonostante tutti gli aiuti, i supporti che insomma, ci possono venire e dalla, dalla conferenza episcopale e da quello che potrebbe essere in termini di altre risorse. Ecco, quindi anche questo percorso è un percorso che dobbiamo fare in dialogo, un percorso virtuoso che spero avvenga e di cui ringrazio. Eh, vostra, le vostre diocesi di aver già attuato fattivamente eh, proprio perché le nostre testate possono continuare davvero a servire nella comunità cristiana ma anche nel territorio come strumenti di comunione, di evangelizzazione e davvero soprattutto di comunità, di crescita della comunità. Grazie. Allora, ultimo dei tre interventi, poi abbiamo un momento di testimonianza e più di celebrazione. La parola al dottor Roberto Mazzoli che ci dirà le linee del nuovo giornale e anche il rinnovamento della grafica. Si, sì, lo tengo in mano, forse è meglio, l'asta un po' lunga. Beh, intanto doverosamente ringrazio dei ringraziamenti, anche da parte mia eh, ringrazio tutti voi presenti e un ringraziamento particolare ai nostri tre vescovi della nostra metropolia di Pesaro Fane Urbino per la fiducia nei miei confronti, per l'onore ma anche l'onere. In questo momento ricordavano le difficoltà della carta stampata ma anche l'importanza comunque di, di questo ruolo così delicato. E un ringraziamento a tutti gli ospiti, a Francesco, a Don Adriano. E in particolare un ringraziamento grande a Don Raffaele Mazzoli che dopo avremo modo così di, di omaggiare degnamente. E, detto questo, quello che avete tra le mani, non so, ce l'avete tutti, l'avete preso il giornale prima di entrare, altrimenti lo facciamo magari circolare un pochino adesso. Ecco, non abbiamo slide appunto da farvi vedere perché non era possibile montare tutto quanto, però il giornale ce l'avete in mano, quindi non mi dilungo troppo nel, nel, nello spiegare insomma eh, come lo abbiamo cambiato, come abbiamo pensato questa nuova veste perché appunto avete la possibilità di vederlo, però due parole le devo dire, mi ricollego subito a quello che diceva Don Adriano, eh, in effetti abbiamo, eh, ci siamo subito eh, interessati, abbiamo collaborato con eh, con la voce del popolo di Brescia, proprio per realizzare un, questo cambiamento nel segno di una maggiore professionalità. Questo è un progetto grafico veramente molto eh, elevato professionalmente e devo ringraziare anche gli amici della Voce Misena di Senigallia che hanno aperto un po' il canale per arrivare poi a Brescia e quello che avete quindi tra le mani eh, è questa, questa novità eh, da un punto di vista grafico, che però non è un punto. Di arrivo è l'esatto contrario, è proprio il punto di partenza. Vogliamo ecco utilizzare questa professionalità, questo, questa nuova veste proprio per, eh, per migliorare. Prima con Francesco scherzando appunto si diceva la difficoltà adesso nel, nel fare i titoli, perché effettivamente ora siamo chiamati tutti, e ce ne sono tanti qui di collaboratori presenti, a un cambio. Fino a prima eh, avevamo un, uh, un metodo di lavoro più tra virgolette, semplice per cui tutto quello che arrivava insomma, era, eh, trovava in qualche modo tirando un po' la grafica del giornale trovava spazio ora bisogna ecco, questa prossimità viverla noi per primi perché dobbiamo proprio collaborare molto più strettamente tra, tra tutti i collaboratori per, eh, per fare in modo di, di realizzare un'informazione un che sia veramente eh, che abbia questa, questa prossimità questa ricaduta sul territorio mi colpiva prima quello che diceva appunto Sua Eminenza il Cardinale Bassetti, che eh, colgo l'occasione per ringraziare veramente della sua presenza, eh, quando ho saputo che aveva accettato proprio sono rimasto molto emozionato. Eh, lei parlava di strumento di aggregazione civile, eh, effettivamente eh, la presenza questa mattina di tante scuole testimonia questo, eh, il tanto lavoro che in questi anni abbiamo cercato di fare proprio per dialogare, e ri ricordava anche questa cultura del dialogo appunto con le parole di Giovanni XXIII, di dialogare insomma, con eh, non solo con noi stessi, spesso il rischio magari della nostra informazione è quella di essere un po' autoreferenziale, è un rischio forse di tutti, no? è un po' un rischio umano e eh, cercare ecco, questa anche apertura e questo contatto con, eh, con tutte, anche con chi non la, non la pensa magari propriamente come noi, no? E, per questo allora della, della grafica che avete in mano, proprio in due parole avete notato sicuramente quest'ordine, ci sono arrivate tante lettere, eh, tante sollecitazioni. Qualcuno si era lamentato per la perdita della parola amico, perché appunto eh, storicamente si rischiava di perdere questa, questa, questa parola, che invece rimane, e anzi, ci accompagnerà in maniera no, ernesto, molto eh, rimarrà ben, ben evidente. E, in particolare appunto della nuova veste grafica mi sento di, di dire questo, eh, sicuramente è cambiata, ma come abbiamo messo anche nel, nello slogan della campagna Buonamente, appunto mh, non cambia la missione, come è stato più volte ricordato nel corso di questa mattinata, non, non, eh, non cambiamo nulla, de, non rinneghiamo nulla della nostra identità, di quello che è stata la storia che ci ha condotto fino qui, che è passata attraverso la, la fatica di tante persone che magari oggi non ci sono più anche. E che ci ha permesso di, eh, di esserci ancora e di poter comunicare. Quindi, eh, solamente una piccola parentesi sulla grafica, che poi appunto voi potete vedere: è questa mh, novità in apertura. Avevamo questo spazio nuovo eh, proprio a lato della testata, e lo vedete appunto qui proprio eh, vicino al quadrato della testata. E, eh, abbiamo pensato di eh, aprire uno spazio proprio di dialogo, come diceva prima eh, il Cardinale Bassetti, questa cultura dell'incontro. L'abbiamo pensata in questi termini: eh, cioè ehm, ospitare quindi nel nostro giornale eh, anche voci del, del territorio non sempre provenienti dal mondo cattolico, ma ehm, utili per noi sia con questo atteggiamento che il Papa spesso ci invita ad avere, questa Chiesa in uscita. Quindi, questo atteggiamento di eh, andare a cercare, come diceva appunto prima anche Francesco, eh, andare a cercare, andare in mezzo alla gente, ma anche come chiesa in entrata, tra virgolette, perché a volte rischiamo di chiudere questa porta, sì, andiamo fuori, ma di non guardare troppo quello che, eh, che ci viene detto e, e di non ascoltare insomma, gli altri. Quindi, abbiamo pensato a questo spazio di, che abbiamo chiamato Dialoghi sulla soglia, con questo atteggiamento di fiducia rivolto alle persone che collaboreranno in questa rubrica simbolicamente abbiamo messo questa chiave in questo primo numero che voi vedete proprio come atteggiamento di fiducia come si faceva una volta si lasciava la chiave sulla, sulla porta di casa perché non c'era questo timore e eh, questo pregiudizio nei confronti di chi non si conosceva come ricordava prima il cardinale oggi il timore magari dei migranti ma eh, la paura insomma sempre alimentata dalla stampa che, che spesso appunto, insegue proprio eh, queste, questo clima di ansia per vendere. E, e quindi su questa, in questa rubrica interverranno diverse personalità del nostro territorio, qui trovate i nomi, non hanno bisogno di presentazioni perché sono tutti molto conosciuti e provenienti appunto, sia dal mondo cattolico ma anche dal mondo più laico. E, I nomi sono, li cito, sono 10 in questo momento ma poi eh, sicuramente potranno aumentare sono Matilde Leonardi, Ivano Dionigi, Silvia Cecchi, Samuele Giombi, Alessandro Marcuccipinoli, Giuseppina Catalano, eh, Maria Teresa Federici, Franco Bertini, Marco Di Giorgio, Grazia Callegari e Simonetta Marfoglia. Molti sono qui e eh, li ringrazio di essere intervenuti. Troverete quindi eh, proprio anche la loro voce ecco, su, su, questo, su questo nostro giornale perché ci teniamo tantissimo ecco, a, questo, a questo incontro, a sviluppare bene e maggiormente la cultura del dialogo. E poi doverosamente devo ringraziare anche le esperienze che fin qui abbiamo portato avanti, quella del carcere che adesso appunto vedremo più nel dettaglio, eh, ma anche questo contatto di prossimità con tante realtà del territorio. Il CSI ad esempio è una delle ultime novità che, abbiamo, eh, che ospitiamo sul giornale da, eh, da circa un paio d'anni. Più che ospitiamo, diciamo collaboriamo proprio con il Centro Sportivo Italiano, con le Acli, con l'Unitalzi. Eh, e forse anche con la Coldiretti più avanti appunto, avremo questa, questo, questa, bella, eh, questa bella collaborazione in cantiere. E per quanto riguarda poi un altro, un altro aspetto importante, eh, da oggi, quindi, come dicevo, cambia, cambiano parecchie cose, eh, mantenendo però la nostra identità. Questo è l'aspetto più importante. E da oggi si apre anche la campagna Abbonamenti, che per noi è fondamentale perché noi viviamo di abbonamenti. Eh, quindi viviamo di, di pubblicità e di abbonamenti, sono queste le due entrate che tengono in piedi il giornale. E questa campagna di abbonamenti quest'anno la facciamo insieme al quotidiano avvenire, appunto, eh, che, per cui tutti i nuovi abbonati, anche i vecchi abbonati, chi si abbona entro la fine dell'anno potrà ricevere per tre mesi gratuitamente anche il quotidiano, che è un po' il nostro quotidiano, insomma, appunto, così come eh, il settimanale e il settimanale della gente. E, um, una, una piccola accenno anche per quanto riguarda la, la pubblicità, abbiamo cercato di potenziare anche la raccolta pubblicitaria, abbiamo tre nuovi agenti pubblicitari, eh, i nomi sono eh, Mauro Ruggeri, Giorgio Trillini e Daniela Marra, ecco, abbiamo cercato insomma, di guardare anche l'aspetto del sostegno del giornale, cercare insomma, di, di muoverci sempre più in maniera indipendente. E un altro, prima di entrare appunto nella presentazione proprio del, eh, di questi progetti di vedere dal vivo anche la, la partecipazione delle, dei ragazzi no, di, di, delle scuole che qui sono presenti questa mattina. Eh, ci tenevo a, mh, eh, a dire anche questo: a ringraziare l'università eh, di Urbino, eh, con la quale appunto porteremo avanti. Eh, appunto questo progetto di rilancio attraverso anche una mostra itinerante e un convegno che verrà organizzato nei prossimi mesi. E, mh, ecco. e poi eh, sempre per valorizzare il nostro territorio, in particolare questa volta il territorio di, di Fano. Abbiamo appunto il premio giornalistico Valerio Volpini, che è ormai è eh, un nostro marchio, insomma una nostra identità. Ed è un premio giornalistico che è, sin dall'inizio ha coinvolto sempre le scuole. E che quest'anno, il 6 di, di novembre, vedrà la partecipazione di Giusy Versace, un'atleta paralimpica che tutti penso conosciate. E, e quindi ecco, questo era per dire, come prima emergeva da questa mattinata, il legame stretto con il, con il territorio. Come ricordava anche Ernesto, tutti quei saluti, tutte le, queste presenze testimoniano questo voler essere attraverso il giornale uno strumento vera, veramente di aggregazione civile.